sì, stare così, diciamo. Allora, seconda serata del concerto Rock per l'Emilia di Genova Rock. Qualcuno fa wow wow, mi prendono in giro. Siamo con i Blizzard, gruppo di Chiavari la palla. Bravo. Tu ti chiami? Andrea. Tu? Giacomo. Tu? Eddie. Eddie Def. Eddie Def? Nome d'arte. Perché il tuo nome è vero com'è? Pino? Com'è? No, io mi chiamo realmente, mi chiamo Adolfo. Però il nome è di Def, la cognata, quella che era una volta la mia ragazza, ora mia moglie. Bene. Quando avevo iniziato a suonare. Perché tanto che hai iniziato a suonare tu? Eh beh sì, io ho iniziato tanto, io ho fatto il conservatorio di musica e comunque ho iniziato a suonare il basso, sarà dal 95. Sei un professionista allora. Magari, no, il mio lavoro è tutt'altro. Eravamo ragazzi con Andrea, il chitarrista, e ci siamo ritrovati in questo progetto qua dei Blizzard insieme. Cosa fate? Voi tributo a qualcuno? Fate pezzi vostri? Cosa fate? Ma noi siamo nati come tributo ai Black Sabbath, in quanto il gruppo l'ha voluto principalmente il cantante Aaron. Che dov'è? Adesso non c'è, problemi di lavoro. Ogni volta che c'è da intervistare qualcuno, il cantante non c'è. Vabbè, andiamo avanti. E insomma, io ho contattato Andrea perché comunque io sono stato fermo un po' di anni, mi è venuto voglia di nuovo di suonare, ho contattato Andrea e mi ha detto che c'era in ballo questo progetto qua e io mi piacciono molto i Black Sabbath e ho accettato di venire a suonare in questo. Ascoltate un po', com'è che siete venuti a sapere di questo concerto per l'Emilia? Com'è nata? Vi ha contattato qualcuno? Avete letto qualche post su Facebook? Sì, il contatto è nato da Aaron, il cantante, che è una conoscenza di Andrea Di Marco, quindi praticamente è nata questa iniziativa a favore dei terremotati dell'Emilia, perché no, ne abbiamo voluti far parte, pur consci che oggi sarebbe stata giornata di calcio, ma noi ci eravamo ripromessi che il 28 ci siamo, non ci interessa, ci piace suonare, dalla torre noi problemi non ce ne facciamo, tra calcio e musica tiriamo giù il calcio. Basta, anche perché comunque era un'iniziativa benefica, nel senso era questo, si dà, oltre al fatto che se si dà una parola che si mantiene, per non mettere in crisi poi chi con tanti sforzi organizza gli eventi. Praticamente mai non ciò senza voler far polemica. Mai fregato. No, fallo, anzi, noi ognuno, quando io faccio le interviste, la gente lo sa, può dire tutto quello che vuole, nei limiti della decenza, chiaramente, non si deve offendere nessuno, ma se uno deve esprimere un giudizio, deve esprimere un parere, è liberissimo di farlo, ci mancherebbe altro. Però praticamente con quello che hai detto tu mi hai fregato tutte le domande, su cosa dirti. Perché ti volevo chiedere, vi siete buttati subito a pesce in questa iniziativa, e chi più ne ha più ne metta, ma hai detto tutto tu. Comunque c'è il piacere di suonare, certo, di condividere una serata per una cosa bella e soprattutto anche con altri gruppi. Zona Sosta Limitata, personalmente ho avuto occasione di conoscervi l'anno scorso. Molto simpatici, molto coinvolgenti. Just Add Melody non li conosco, comunque ho visto persone molto piacevoli. Il concetto è quello, divertirsi. Perché siamo qui va bene, perché vuol dire che stiamo bene, che abbiamo vita, prendiamo un po' questi aspetti qua. Punto e basta. Il resto. Ma, scusami un po', fai mica l'insegnante? No, perché stiamo in enciclopedia, ma non parli, tutto preciso, puntuale, no, sto scherzando. Ascolta, presenta un po' i componenti del gruppo, cosa suonano. Il gruppo, allora, vediamo un po', partiamo tra i musici, va? Eddie, conservatorio. Eddie a Pacassa, un passato al conservatorio, poi ha suonato il basso, ha suonato in passato con vari gruppi, anche con gli Spring de Paris. Poi, quelli che avrebbero dovuto essere qui stasera. Sì, però sono. Parliamo di una formazione vecchia, mi sembra, sì, di quasi 2000, esatto, 10 anni fa. Molto entusiasta di suonare con lui perché si è immedesimato molto bene, bravo, nelle molto parti bravo, di basso dei Black Sabbath, che non sono così scontati, non sono semplici. E lui? Ecco, lui invece è il ragazzo, è Giacomo, della compagnia. È il nostro batterista. Una nota particolare, ha 14 anni. 14 anni? È molto bravo. Complimenti. Può migliorare perché a questa età ha ampi margini di miglioramento. Anche a lui comunque piacciono, sì, il genere. Guarda, la cosa che mi ha stupito di Giacomo è vedere un ragazzo della sua età, molta maturità, un piglio professionale alle prove, una conoscenza del repertorio musicale anni 60, 70, 80 incredibile, pensando a quello che oggi trasmettono a livello di Lady Gaga, oh, via di seguito. Finalmente, che vedi che c'è qualcuno, quindi, che c'è qualcuno che mi sta ci fa piacere, mi sta indicando, trovo qualcuno che la pensa come me.
E poi alla fine ci sono io alla chitarra e via, che però sappiamo, nell'ottica del Black Sabbath la chitarra forse ha il compito più semplice ed è sostenuta appunto da una sezione ritmica molto affiatata e molto robusta. Le parti di chitarra di Tony Iommi non rappresentano particolari criticità, io comunque riuscirò a sbagliare qualcosa perché sono sostenute da una bella sezione ritmica. Quindi, poi abbiamo il cantante che in questo momento non c'è, che poi paradossalmente è stato lui il promotore di questa iniziativa, con un social network aveva lanciato a gennaio un messaggino, cerco elementi, ci siamo contattati, ci siamo visti, ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a provare da fine gennaio e quindi da fine gennaio adesso siamo alla nostra seconda uscita, la prima uscita, questo doveva essere l'esordio. Questo doveva essere l'esordio, l'esordio l'abbiamo anticipato con un preavviso di nemmeno 24 ore la settimana scorsa al Nota Bene, è andato bene. Spirito è quello, divertimento. Mi sembra che il nostro amico sia stato più che esaudiente, parlando del suo gruppo, perché siamo arrivati quasi all'inizio dello spettacolo, dai Blizzard, nella persona di insegnanti, che avrò l'insegnante, preciso, pulito. Partiamo tra poco, da Carlo Barbero, per Genova Rock. Ciao. Ciao.